Ciao Michele. Ciao Pippo. Ciao. Accomodatevi. Allora, qui abbiamo tre grandi campioni. Chi è che si esercita? Federica? Io. Alessandra Di Libero. Vedi, adesso non mi scordo più di te. Allora, vai. Vado io. Io volevo dire una cosa. Noi come commissione abbiamo fatto un grande lavoro nel tentativo di portare... Tu facevi parte della commissione assieme a chi? Assieme a Marino Bartoletti, assieme a Paolo Bonvino, che saluto, che hanno fatto un lavoro straordinario, lungo e molto difficile, perché pensate... Cosa vuol dire partire da una rosa di 250 candidature e arrivare poi a scegliere i 20 che si devono inserire su questo paio? Poi io vi ho messo sotto molto, eh. Non avete idea, non avete idea, siamo stati reclusi per settimane dentro una stanza a Via Asiago. Abbiamo cercato davvero di rappresentare quello che accade nel mondo della musica italiana, quindi si è parlato nei giorni scorsi, la vera canzone sanremese. La canzone sanremese, ad esempio, è rappresentata poi da un ragazzo di 17 anni che abbiamo appena sentito, perché Jacopo Troiani ha portato un brano che rientra perfettamente nella tradizione melodica della musica italiana a soli 17 anni. Io credo che ci sia un personaggio che rimarrà a caratterizzare questo Sanremo del 2008, un personaggio che noi addetti ai lavori conosciamo da tempo, che apprezziamo da tempo, che stimiamo e che credo sia entrato nei cuori degli italiani in questi giorni e ha dimostrato una grande genuinità e lo ha fatto grazie alla sua espressione, grazie al suo approccio a questo festival ed è stato premiato dalla critica, io credo che lo sarà anche dal pubblico ed è Francesco Tricarico. Francesco, sono molto, ma molto felice che tu sia qui a Sanremo, veramente. Io mi associo alle tue parole, Federica, anche se abbiamo scambiato poche parole con Tricarico. Io sento nei suoi, io sento proprio a pelle e vedo nei suoi occhi una interiorità profonda, un sentire profondo, e questo ti fa grande artista. E non cambiare. Francesco, rimani così. E giustamente dicono non cambiare, rimani così. Di poche parole, perché lui il microfono lo mette volutamente così. Francesco. Lui parla con la sua musica. Io non rispondo assolutamente. Papà, mi fa molto piacere quello che hai detto. Mi fa molto piacere quello che hai detto. Senti, ma tu di che origine sei? Io sono metà gallipolino, metà milanese. Ah, perché Tricarico è un cognome di quelle parti, infatti. È un paese della Basilicata. Sì. Allora, Alessandra, Di Libero. Ieri sera prima della tua esibizione si è udita una parolaccia che dalla tua bocca a chi era rivolta? È stata una reazione. Scusate, quando uno è sotto stress emotivo una parola esce. Io in 50 anni a Oglia c'ho l'enciclopedia. Ha 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 ha.